Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: per il conduttore Paolo Bonolis non c'è stato nulla da fare, ha vissuto un amaro risveglio, ecco di cosa si tratta. Uno dei conduttori più amati e apprezzati dal pubblico italiano per la sua professionalità, la sua ironia e il suo grande talento è lui, Paolo Bonolis. Da anni accompagna i telespettatori con numerose gag comiche al fianco del suo amico di sempre Luca Laurenti. Insieme hanno condotto numerosi show come Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Urca. Prima di approdare come conduttore televisivo, si laurea in scienze politiche con il massimo dei voti, affermando in seguito che avrebbe imparato di più viaggiando per il mondo che studiando da grossi manuali. L'esordio nel mondo televisivo, invece, è avvenuto nel famoso programma per bambini 3.1 contatto insieme ad una significativa mascotte rosa, ancora oggi nell'immaginario collettivo della televisione e del programma. L'esperienza alla conduzione per Paolo continua con il programma ideato da Corrado dal titolo Tira e molla insieme ad Ela Weber e per la prima volta, il maestro Luca Laurenti, spalla che ormai accompagna il viaggio della conduzione da oltre 30 anni. Ancora, il giovane Bonolis sarà al timone di varie trasmissioni tra cui Non è la Rai e I Cervelloni, affiancato da Michele Unzi che era ancora semisconosciuta al pubblico. L'uomo ha scritto una autobiografia dal titolo Perché parlavo da solo, dove ha svelato la fortuna dei suoi programmi e cosa ha portato il pubblico a renderlo celebre nel mondo televisivo affermando: erano quasi tutti uguali, facevano la domanda e si aspettava la risposta, io invece volevo ci fosse un po' di irriverenza, un gioco deve essere divertente. Prima la televisione aveva un sapore pionieristico, ci si divertiva ad inventarsi cose nuove, ora si fa più fatica. A differenza dei primi tempi, ora sono tremendamente cauti, se non addirittura indifferenti alle novità. Quando fai un prodotto nuovo, si chiedono sempre e se poi non funziona. Nonostante il suo grande talento, l'uomo non ce l'ha fatta e ha preoccupato i fan. L'amaro risveglio per Paolo Bonolis. Il conduttore Paolo Bonolis, nonostante il suo talento indiscusso, questa volta non ce l'ha fatta. Si sa che lo share è una lotta continua da poter affrontare, e Paolo questa volta non è riuscito a reggere la concorrenza mediatica. Nella serata del 4 maggio, Avanti un altro ha convinto solo 3.192.000 spettatori e il 20,6% di share. Contro il famoso programma L'eredità in onda su Rai 1 che invece ha raggiunto 4.223.000 spettatori pari al 27,7% di share. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.